Ciaobettis.it, Heart of a Dog. Heart of a Dog, Laurie Anderson. Senti un po' qua, vai da do. Superman. Sì, Superman, vi starete saltando, ma non è Zack Snyder, non è Dick Donner, amici miei, è Laurie Anderson. È stata anche una pop star, pensate, questo pezzo incomprensibilmente scalò alle vette della classifica inglese nel 1980. Superman e Laurie Anderson è in concorso. La signora che cantava con quella voce stupenda, un po' robotica, Superman, che avete sentito, era... è stata appunto una pop star come la Marianne, bellissima, di Tilda Swinton in A Big Splash di Luca Guadagnino. Che ci fai, Lori, qui in concorso? Heart of a Dog, cuore di cane. Non è Bulgakov, non è l'adattamento di Alberto Lattuada che è qui a Venezia con un restauro del suo bellissimo La Lupa. Che cos'è? È Laurie Anderson, artista... multimediale, artista eclettica, ex moglie di Lou Reed, si vede Lou Reed per un attimo in spiaggia, e... Laurie Anderson, 1947, andatevi a vedere il videoclip di O Superman, perché vedete Laurie con tutti i capelli sparati. Che simpatica signora, una videoartista, una scrittrice, una musicista, una pittrice, una un po' di tutto, che adesso ci porta in concorso questo film che è bruttissimo, Heart of a Dog. Che cosa ci racconta Laurie? In voice over insopportabile, come peggio Alexander Sokurov di Francofonia, Laurie ci racconta per tutto il film, che dura 75 minuti ma vi potrebbero sembrare 180 minuti, le peripezie sostanzialmente del suo cane Lollabel. Se voi siete appassionati di Laurie Anderson e volete sentirla parlare del suo cane Lollabel, che è morto, era un rat terrier, cioè un terrier topo, ecco, che suona la pianola, si vede Lollabel, poteva far cantare su o Superman a Lollabel, no? Da do? Pensate se faceva, c'era Lollabel che faceva Oh Superman. Comunque vediamo il cane di Laurie Anderson che suona la pianola, sentiamo Laurie Anderson parlare di sua madre, sentiamo Laurie Anderson citare Wittgenstein, sentiamo Laurie Anderson citare David Foster Wallace, sentiamo Laurie Anderson, vediamo Laurie Anderson inquadrare Lou Reed sulla spiaggia tutto giallo, la sentiamo fare dei commenti sul sistema di sorveglianza statunitense post 11 settembre, la sentiamo ricordare un aneddoto in cui lei stava portando a spasso i fratelli gemelli per un lago ghiacciato e sai che è successo? Da do, boom, i gemelli gli sono caduti nel lago e Laurie piccolina bambina si è buttata nel lago ghiacciato, ha recuperato i gemelli, da do sta soffrendo, fa una faccia, ma li ha salvati. Allora, questo è il film, se vi interessa, l'immagine viene molto spesso manipolata, si vede New York e vabbè, si vede Lou Reed e vabbè, e si vede soprattutto Lollabel. Quindi se siete amanti dei cani, abbiamo visto Jerzy Skolimowski nel suo bellissimo 11 minuti che assume il punto di vista di un cane per un attimo, in una delle sue tante storie folli che poi si concludono tutte in un boh, in un casino pazzesco alla fine. E continua il cane, Heart of a Dog. Non capisco come mai, vorrei parlare col selezionatore che ha scelto questo film in concorso per chiedergli che tipo di sostanze stupefacenti stesse assumendo in quel momento quando ha scelto di prendere Laurie Anderson, la simpatica ultima moglie di Lou Reed, lui è morto, lei è vedova di Lou Reed, era amica anche di Andy Kaufman, no? Il grande comico interpretato da Jim Carrey nel film di Milos Forman. Vorrei chiedere che sostanze stupefacenti prendevi, amico mio o amica mia, quando hai scelto, hai detto a Barbera, o forse è stato Barbera, mettiamo Laurie Anderson in concorso con Heart of a Dog. Quale dog? Lollabel, il rat terrier di Laurie Anderson. Il film è così. Ciao, Bettista.